In Umbria sono presenti 2.951 rifugiati, 2.581 richiedenti asilo e 370 inseriti nello SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. La spesa complessiva per il 2016 è di 18 milioni di euro. Il modello utilizzato nella regione è quello dell'accoglienza diffusa, ma sono ancora pochi i comuni che partecipano alla gestione dell'emergenza. E quanto è emerso durante la prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, che si è riunita questa mattina a Palazzo Cesaroni per un incontro congiunto con il prefetto di Perugia Raffaele Cannizzaro e quello di Terni Angela Pagliuca per approfondire la tematica dei flussi migratori nella nostra regione. Nel corso della riunione, i prefetti hanno spiegato che l'Umbria ha una quota intorno al 2% di migranti presenti nel territorio nazionale. Gli immigranti irregolari nella nostra regione sono circa il 10-11% dei residenti, un dato in linea con quello nazionale. I rifugiati sono circa lo 0,34% della popolazione. Il prefetto Raffaele Cannizzaro, nel corso del suo intervento, ha spiegato inoltre che le previsioni per il 2017 ci portano a pensare ad un aumento ulteriore, probabilmente simile a quello che c'è stato quest'anno, che si aggirerebbe intorno alle 1.000 unità in più. Le cose sono